Ben ritrovati qui su Non Solo Fumetti, mini recensione un po' veloce, diciamo, per un manga che ha appena terminato la sua pubblicazione con il suo ultimo numero. Il manga in questione è L'ultimo viaggio delle ragazze di Tsukumizu, autore nuovo nel panorama editoriale manga italiano. Questa è la sua prima opera, infatti, e ovviamente anche la prima opera che ci arriva quindi in Italia. Il manga è del 2014, se non sbaglio, e si compone di ben 6 volumi editi da Goen al prezzo di 6,95 euro. Edizione di Goen con sovracoperte, come potete vedere, tutte belle sminchiate, come avevo già detto nei miei video acquisti. Sovracoperte che non so, probabilmente sono state tagliate da un tizio vestito da gabibbo e con un sacchetto in testa, alla quale hanno dato in mano le forbici per la prima volta nella sua vita. Quindi, come vi avevo già fatto vedere, le sovracoperte fanno una più schifo dell'altra, non in quanto a estetica, bensì a taglio. Ma vabbè, una peggio dell'altra, sorvoliamo. Volumi quindi piuttosto sottili, ve li metto di fianco ad un volume di un'altra casa editrice, come potete vedere è praticamente la metà, e comunque il prezzo si aggira intorno ai 7 euro, quindi 6,65 euro per Il viaggio delle ragazze, la metà rispetto ad esempio a Pluto Planet Manga, che comunque costa 7,90 euro, quindi 1 euro in più, ma di pagine ne ha un bel po' di più. Nota a favore sicuramente la facilità di lettura, la carta comunque sembra essere di buona qualità, quindi non ci resta che accontentarci. In ogni caso, come dico sempre io, ciò che conta è il contenuto, ovviamente, quindi grazie Goen per averci comunque portato questo manga in Italia. Magari licenziate quel gabibbo di merda, grazie. Non ho molte cose da dirvi sull'autore, dato che sono pure andato a vedermi di nuovo la sua pagina Twitter e ovviamente non ci ho capito un cazzo, dato che è tutto in giapponese. Vi mostro quindi subito le tavole e mi tolgo subito il pensiero dei disegni. Allora, vi sfoglio ovviamente solamente il primo volume. Come potete vedere, abbiamo dei volti molto bambineschi, espressioni per lo più infantili, in un ambiente in totale decadimento. Vedete anche i disegni come sono, tutto distrutto, tutto molto grigio, cupo, tetro. Diciamo pure che quindi questi paesaggi non ci invogliano a voler visitare un mondo così. Le linee, devo dire che sono davvero molto sporche, e unite a questi paesaggi durante l'intera lettura dei volumi vi faranno sembrare di essere dentro a una specie di sogno, direi io, eccoci qui, un sogno così intricato da essere quasi un labirinto, da sembrare un labirinto. Diciamo che tutte queste ambientazioni ricordano un labirinto, non si capisce qual è la strada giusta e direi che ci si sente comunque persi ad osservare questo intrico di tubi e strade all'interno di questi paesaggi. A gusto personale devo dire che i disegni non mi piacciono tantissimo, soprattutto dopo aver terminato la lettura del volume. L'ambientazione costruita subito sembra davvero essere fatta bene, quindi ad un primo sguardo. Andando avanti nella lettura però direi che poi diventa piuttosto ripetitiva, ecco, e stancante. Sempre le solite industrie, sempre tutto grigio, sempre armi, sempre roba distrutta. Insomma, dopo 6 volumi questi paesaggi sono sempre uguali, diventano davvero stancanti. Ripeto, questi giudizi sono puramente personali, quindi ovviamente va molto in base anche ai vostri gusti, e sicuramente a qualcuno piaceranno e a qualcun altro no, come il sottoscritto. Cioè, non è che non mi piacciano, però insomma sicuramente non mi fanno impazzire. Parliamo invece del manga, che forse è meglio. Siamo di fronte in questo caso ad uno slice of life drammatico, fantascientifico, sci-fi, quindi science fiction, manga anche di avventura, avventura non tanto per le scene da lasciare con il fiato sospeso, dato che per lo più leggendolo nelle ore serali ho quasi rischiato di prendere sonno più di qualche volta, ma quindi avventura che ci perviene grazie a quella che è la componente esplorativa,
che possiamo trovare all'interno del manga. Il manga inoltre è stato nel 2019 il vincitore del premio Seiyun Award nella categoria Best Comic, premio che viene conferito alla miglior fiction speculativa, o in inglese, perché in italiano fa cagare, speculative fiction. Fiction speculativa, che è l'elemento chiave all'interno del manga. Si tratta quindi di un'opera fantastica, in questo caso fantascientifica, che si basa sulla rappresentazione di elementi di natura immaginaria che esulano da quella che è l'esperienza del quotidiano, della quotidianità. Approfondiamo quindi questo tipo di genere e addentriamo un attimino nel world building della storia. Fin dai primi attimi di lettura ci troviamo catapultati in un mondo completamente trasformato rispetto a quello che è il nostro mondo, trasformato quindi paesaggisticamente dalla guerra in primis, ma anche dalla società che prima della distruzione dovuta a questa guerra era proiettata tecnologicamente anni luce davanti a noi, alla nostra tecnologia. Sebbene si intuisca quindi l'importante processo tecnologico raggiunto da questa società, il modus operandi dell'uomo però è rimasto chiaramente immutato rispetto a quello dei giorni nostri. Ci troveremo quindi di fronte a città, ad industrie che spaziano in senso verticale, dato che ormai di spazio non sembrava essercene più da nessuna parte. Tutto sembra essere parte di un unico enorme labirinto, proprio come avete visto prima, che non ha mai fine. Un casino, insomma. Troveremo quindi segni della guerra ovunque, armi, esplosioni e cingolati abbandonati. Tutta roba che è già avvenuta, noi vedremo solo i segni di tutto questo all'interno del manga. Anche gli oggetti quindi più insignificanti avranno un valore, soprattutto per le nostre due protagoniste, proprio a causa di quelle che sono le condizioni di estrema povertà in cui versano tutti gli abitanti di questo mondo. La cosa che comunque non sembra però mancare è l'energia elettrica. Ci troviamo infatti di fronte ad un mondo abbandonato, ma che ancora vive dell'energia lasciata dei suoi scomparsi abitanti, chiamiamoli così. Cosa alquanto bizzarra, secondo me, che devo dire non ho proprio compreso appieno, ma comunque vabbè, passiamoci sopra. Ambientazioni per lo più quindi tetre, post-apocalittiche, quindi molto cupe e piene di desolazione, ormai l'avrò già detto 10 volte. Fin dalle prime battute, per quanto mi riguarda, cosa molto importante per il manga, secondo me, si viene assaliti da una costante e crescente sensazione di malinconia, dovuta proprio al modo di essere delle due protagoniste e al modo che hanno di vivere la loro, chiamiamola, quotidianità. Malinconia quindi che ci accompagnerà dall'inizio alla fine di questo manga e che potrebbe essere anche, secondo me, proprio il sottotitolo perfetto per descriverla. Passiamo invece a dare un'occhiata alle due protagoniste, che se vi dovessi descrivere in breve direi: una più matura, quindi diciamo erudita e calcolatrice, l'altra una scappata di casa la quale riesce bene solo mangiare e sparare con il fucile. Ah, e le piacciono pure le esplosioni, quindi lei rappresenta la parte impulsiva e istintuale all'interno di questa coppia. Bello quindi lo scontro tra ragione ed istinto che si può percepire all'interno dei dibattiti che avvengono tra le due protagoniste, anche se poteva forse essere reso con un po' più di profondità. Forse sarebbe stato più bello vedere un approfondimento di questa dinamica, ma comunque in ogni caso non credo che fosse questo l'obiettivo principale dell'autore. Infatti, continuando il discorso sulla caratterizzazione dei personaggi, bisogna dire che entrambe le protagoniste sono davvero molto infantili. Ma se da una parte questa loro infantilità mi fa girare il cazzo a mille, perché solitamente questi sono proprio quei personaggi che io non sopporto, dall'altra si rivela una caratteristica che, andando avanti con la lettura, rafforza quello che è il messaggio che l'autore vuole farci arrivare. Il viaggio, come è descritto anche nel titolo dell'opera, cazzo si chiama L'ultimo viaggio, non è solo un viaggio quindi alla scoperta di quello che è il mondo che le circonda, ma è un viaggio alla scoperta di quello che è il senso della vita e di tutte quelle cose che in un mondo distrutto possono ancora farci sentire vivi.
Noi da spettatori vedremo quindi le nostre due ragazze divertirsi con ciò che trovano, quindi con tutti quei resti di questa civiltà antica della quale non sanno proprio niente. E più si procede nella lettura e più si capisce quanto questa civiltà antica in realtà rappresenti la nostra civiltà, la civiltà moderna. Lo sperpero, quindi l'inquinamento, la perdita di quelli che sono i valori morali. In poche parole, l'autore che cosa vuole fare? Ci prende e ci rende spettatori di quello che è il nostro fallimento. Ci rende spettatori di ciò che rimarrà di questo mondo dopo il nostro passaggio e di ciò che lasceremo in mano ovviamente a quelle che sono le generazioni future. Tubi, ferro, arrugginito, armi e bizzeffe, tanta tanta solitudine. Il mondo quindi cade a pezzi ed il mondo ora è nelle loro mani. Bella merda. Il manga quindi lancia numerosi spunti riflessivi, che cosa lasceremo ai nostri figli, alle persone che verranno dopo, eccetera, eccetera. Quindi la chiave diventa la sensibilizzazione del lettore per far sì che il mondo non diventi quello che è rappresentato all'interno di questo manga. Un mondo metallico, freddo, grigio, dove la natura stessa ormai sembra non avere più il proprio spazio. Quindi qui abbiamo anche quella che è un po' una critica alla società moderna, una critica per lo più direi ecologista, dal pollice verde, ma ovviamente il manga non è solo questo. All'interno troveremo ovviamente degli spezzoni di vita, degli episodi di vita quindi delle due protagoniste che ad ogni capitolo qui contenuto si interrogheranno sul significato ad esempio della vita, sul significato della morte, nascerà quindi il sentimento di empatia, non solo verso gli esseri umani o gli esseri viventi, ma anche verso le macchine e infine persino nei confronti di un ologramma. Nel loro viaggio le protagoniste infatti incontreranno alcuni individui umani, pochi bisogna dire, tutti molto soli, abbandonati a se stessi, ma ognuno di loro sembra aver trovato un piccolo scopo nella vita che comunque gli permette di continuare a sopravvivere in un mondo dove ormai non c'è più niente da fare, se non sopravvivere ed attendere la propria fine fino a quando non si finirà a 4 metri sottoterra, freddi, lunghi e distesi orizzontali. A proposito, quindi, altro punto di riflessione è come il tema della morte sia trattato, secondo me, con un po' di leggerezza dalle protagoniste, anzi che sembri trattato con un po' di leggerezza dalle protagoniste, non tanto perché snobbino quello che è il valore della vita, ma perché qualora non possano continuare ad andare alla ricerca del significato della loro stessa vita, tutto questo non avrebbe più senso, quindi non avrebbe più senso vivere. Quindi rischiare la vita per ricercare quello che è il senso della vita stessa è qualcosa che nel manga è naturalissimo, sembra quindi essere l'unica cosa che non può essere loro sottratta. Tema della morte che nel manga non colpisce solo gli esseri umani, ma anche quelle che sono le intelligenze artificiali. Isaac Asimov probabilmente sarebbe orgoglioso nel vedere queste intelligenze artificiali create dall'uomo e dopo tutto questo tempo ancora attive. Queste intelligenze infatti rispettano ancora perfettamente le sue tre leggi della robotica, leggi della robotica che hanno dato un po', diciamo, hanno steso le basi per la creazione di quella che è la concezione moderna del robot, quindi un'entità robotica, un'entità intelligente ma artificiale, atta al servizio e comunque diciamo alla difesa dell'essere umano. Ed è bello quindi vedere che effettivamente le cose all'interno di questo manga vanno in questa direzione. Chiaro quindi si può dire quello che è il richiamo al padre del genere fantascientifico in questo caso. La parte che mi è più piaciuta è stata quella infatti dove queste nostre due protagoniste incontreranno un ologramma, o meglio l'ologramma di una intelligenza artificiale che le guiderà nel loro cammino. L'ologramma però chiederà loro un favore in cambio della sua guida, ed è qui che, come in Io Robot, sempre del succitato Isaac Asimov, vedremo un'intelligenza artificiale assumere dei tratti umani e chiedere a quelle che sono le nostre protagoniste di aiutarla, diciamo di aiutarla per evitare di continuare a soffrire. Credo di aver spoilerato un po' la scena, ma in ogni caso credo che questo sia proprio un gran bell'omaggio a quello che è il padre della fantascienza.
Quindi, riassumendo un po' tutto nell'insieme e passando anche un attimino alle opinioni più personali, vi consiglio questo manga? Beh, mi sento di dirvi di sì. Il gatto sta distruggendo tutto, anche se credo non sia proprio un viaggio adatto a tutti. Questo è proprio uno di quei manga che, se letto tanto per, non vi lascerà secondo me proprio nulla, anzi rischierà solo di annoiarvi e probabilmente vi farà pentire di averlo anche acquistato. Il mio consiglio quindi è di comprarvelo tutto, tanto sono solo 6 volumi, non 50, leggetevelo e provate a vedere che riflessioni e spunti vi lascerà. Quindi leggetelo, ma leggetelo in una chiave riflessiva. Rendetevi quindi parte di questo viaggio. Secondo me quindi è proprio una lettura più matura di quello che effettivamente può sembrare. Sono convinto che magari sicuramente possano nascere anche tanti altri spunti su temi che magari a me sono passati un attimino sott'occhio o in secondo piano e che magari potrete cogliere proprio voi leggendolo. Di sicuro quindi una lettura da fare un po' inquadrati, ecco, niente di pesante, assolutamente molto scorrevole, molto leggera, ma che se letta merita più di qualche riflessione, perché questo è proprio un manga scritto e strutturato per far riflettere. Quindi niente cazzate, niente combattimenti, colpi di scena, momenti adrenalinici. Se è questo che state cercando, non spendete neanche i soldi, secondo me. Se invece siete propensi a qualcosa di un po' più riflessivo, ecco che può fare più al caso vostro, diciamo così. Con questo direi quindi che è tutto, spero che il video possa essere stato di gradimento almeno per qualcuno, vi invito a mettere un bel mi piace se vi è piaciuto e ad iscrivervi al canale. Fatemi sapere nei commenti se anche voi lo avete letto, se vi è piaciuto e se soprattutto avete riscontrato un po' questi stessi punti riflessivi che ho riscontrato anch'io, oppure se ce n'erano altri che io non mi sono cacato minimamente. Io sono sempre il vostro cazzo di nessuno, un saluto e ci vediamo ad un prossimo video.